dico subito come abbiamo scelto. Siccome mio marito faceva il carrozziere, ma lui non poteva più farlo, il dottore gliel'aveva proibito, non poteva più farlo. Cosa facciamo? E allora abbiamo detto, mettiamo su un negozio di pasta fresca. Lui ha detto, andiamo dalle nostre parti. Lui gli piaceva tornare nelle parti sue. E abbiamo provato, siamo venuti qua e abbiamo iniziato, ma con tanta fatica, tantissima. Poi piano piano ci siamo spostati e siamo venuti in via Garibaldi e allora là abbiamo cominciato a lavorare. Dopo c'era la Patrizia che ha finito le magistrali e si è messa con noi a lavorare. E andiamo avanti, Sandro ha finito a fare il militare, è andato a lavorare e dopo c'era lavoro, si è messo anche Sandro insieme a noi altri, tutti e quattro abbiamo lavorato. E se tu vedi, è là, la guardi. Da via Garibaldi, abbiamo, perché era piccolo, abbiamo trovato questo qua e abbiamo detto, fittare no, vogliamo comprarlo. E allora abbiamo comprato, facendo i sacrifici, facendo il mutuo, che ancora è in piedi, e abbiamo comprato, siamo andati avanti qua. Quando siamo venuti su, siamo venuti con tanta speranza, nel senso che siamo partiti da laggiù, negozi ce n'erano parecchi e tutti lavoravano bene, però venendo su, qui la gente non era abituata alla pasta fresca e abbiamo fatica di... E dopo anche del negozio che siamo stati chiusi? Dopo anche quando abbiamo aperto ci hanno detto che... Il sindaco ci ha detto dopo 3 mesi che eravamo aperti che chiudeva la strada, ma per poco, un mese, due, invece siamo andati avanti per 8 mesi chiusi. E allora gente ne veniva poca prima, dopo chiusi non veniva più allora, nessuno. Abbiamo detto, cominciamo a fare i ristoranti a proporre la nostra pasta. Dei ristoranti neanche non volevano nemmeno sapere, qualcuno portatela, insomma siamo andati avanti con i ristoranti. Un giorno è venuto giù un professore lì dove eravamo il negozio, un professore di Pesaro, e ha detto, voi avete fatto un salto nel buio. Nel buio, ci ha detto. E allora ha detto, aspetta, io conosco un ristorante a Vittorio, il Terme. Provo a parlare col direttore. Difatti ci hanno chiamato e portato sulla nostra pasta e abbiamo cominciato un bel lavoro col Terme. Dopo siamo spostati qui al centro di Pieve e abbiamo cominciato veramente un lavoro bello. Sì, abbiamo fatto un sacrificio enorme. Un bel salto di qualità. Ma abbiamo tribulato tanto. I primi anni che abbiamo aperto siamo stati veramente, ma lui diceva noi gliela facciamo e allora oggi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo contenti. Sì, perché non è tanto, non abbiamo siamo contenti così. Non abbiamo fatto grandi cose, però non c'è mai, dopo questi sacrifici non ci è mancato più niente. Guardandolo con l'occhio di oggi, con l'esperienza avuta e con l'esperienza che sto ancora facendo e costruendo, il cambiamento, cioè l'ingrediente fondamentale è stato l'insegnamento dei miei genitori. L'artigianalità che fa sì che i sapori che si riconoscono a tavola sono al 100%
fatti da noi, creati da noi e fatti da noi. Comunque la pasta, guardando anche indietro nel tempo, è stato sempre più un prodotto del centro-sud Italia, molto forte, e c'è molta più tradizione della pasta nel centro-sud Italia, quindi i primi periodi sono stati molto molto difficili per i miei genitori, perché appunto era un prodotto che non si conosceva così tanto, più che altro non c'era la cultura e l'usanza della pasta fresca fatta in casa, e quindi anche a livello culturale. Poi i miei genitori sono stati un'arma vincente anche loro, perché ci hanno creduto fino in fondo anche in periodi molto molto difficili, però hanno creduto fino in fondo al prodotto che stavano facendo, e quindi mi hanno trasmesso questo, mi hanno trasmesso che è la costanza che ci ripaga, la qualità e la costanza nel lavoro. Voglio ringraziare tutta la nostra clientela, tutti i nostri amici che ci hanno sempre seguito, anche i nuovi avventori, perché senza di loro non saremmo qui a parlarne dei 40 anni, assolutamente. E questo è veramente un ringraziamento di cuore che volevo fare.